Bentornati amici e amiche, ma soprattutto bentornate ad Alessia da Cassina dei Pecchi, che praticamente da sola sostiene questo intero format, perché oggi ci è arrivata un'altra sua lettera, c'è già là un altro suo pacco, ci ha già mandato un pacco l'altro giorno, cioè ormai spende tutti i soldi della sua famiglia per mandarci i pacchi. Io sono molto vicino ai suoi genitori che lavorano per noi, noi le ringraziamo per mandarci queste cose. Cioè nel momento in cui lei deciderà di smettere di mandarci i pacchi non potremo più fare questi video qua. Però cioè, loro saranno ricchi, capito? Risparmieranno un sacco di soldi. Che altro? Poi una ricerca anche della busta, perché cioè ragazzi, cioè la busta è proprio ricercata, costerà 4-5 euro sta busta, la busta qua, poi, voglio dire, vabbè comunque, apriamo il pacco. Ma io svelerei però l'arcano. Cioè che lo stiamo rifacendo perché c'è cancellato il file. È un coglione, cosa vuoi che vi dica, ragazzi? Sta scena qua l'avevamo già fatta, soltanto. Si era cancellato il file, inspiegabilmente la stiamo rifacendo, ragazzi. Quindi sappiamo già cosa c'era. Un bellissimo ritratto, ragazzi. Vi faccio la battuta che ho fatto prima, perché è stato fatto sulle foglie squadrati di disegno tecnico delle elementari, delle medie, vi ricordate, ragazzi? Questi qua. Quelli con se avete capito? Guardate, fallo vedere bene, cacchio, guarda come lo metto a fuoco. Guardate, ma pensa a te, c'è anche il logo dell'Inter vicino a te. Guardate, perché... Tra l'altro, secondo me c'è una lettera in cui ci spiega cosa ha disegnato, infatti sì. Ciao ragazzi, voglio subito dirvi che questo ritratto è stato fatto da me per il compleanno di Alessandro. Infatti a me mi ha fatto con gli occhi sbirci. E avevo la barba più corta, ma quando l'ho finito era già passato, perciò vi invierò dei pacchi regalo appena riesco. Vedi, ne annuncia già altri pacchi regalo. Grande Ale, ti vogliamo benissimo. Poi vabbè, ci sono delle cose private, poi ci chiede di salutare le sue amiche. Ma come dice delle cose private? Sembra che, non so, ci manda come porte. No, ragazzi, ci ho messo 4 ore per farlo. Cioè, robe, i complimenti non ci piace leggerli. Comunque salutiamo Alessia, Gaia, Caterina, Susanna. E abbiamo salutato tutti. E Alessia, dal Cassino dei Pecchi, che ci ha mandato questa. Io direi lettera. Che da ora possiamo mandare anche un bel hashtag con... Alessia da Cassina, che vuol dire? Cioè, numero uno. Tra l'altro, secondo me c'è qualcosa che va. Oh, finalmente Alessia ci ha mandato anche lo stipendio del fratello. Ne ho assunto, sto facendo uno stage. No, scherzo, sono finita. Lo scherzo per i sedisti non li pago. Esatto. Cioè, no, ma soprattutto, ragazzi, se ci dovete mandare dei 500 euro, mandateceli veri. Grazie ad Alessia. Questo format qua non lo chiamerei più The Show Ti Scrivo, lo chiamerei Alessia da Cassina dei Pecchi. Alessia ti scrive. Alessia ti scrive. Ma adesso apriremo un secondo pacco. Chissà cosa ci sarà. Andrea ci ha mandato questo pacco. Ora tu Ale, per renderla realistica, siccome dopo questo pacco ci sarà un taglio in cui ci andremo a ricongiungere con le riprese invece le prime. Quelle che non sono state cancellate. Esatto. Tu, mentre io lo apro, devi sbirciare e trovare una cosa e farla intravedere, perché poi diciamo che sarà uno spoiler, ok? Va bene. Wow, incredibile questo capo di Andrea Colombo, ma vediamo, io prendo la lettera, Ale. Ma dai, ma non guardare già cosa c'è. Ma dai, hai fatto vedere cosa c'era. Che bello. Loro dicono: cari Alessio e Alessandro, noi siamo il Rec One, un canale YouTube. Facciamo video di azione, sport, esperimenti di ogni tipo. Abbiamo 17 anni e vi seguiamo molto in entrambi i canali. Se avete bisogno di altri attori, contattateci. Questo è uno spam. Uno spam di quelli hanno speso praticamente 25 euro di roba per spammare. Tra l'altro, spammer professionisti via posta mandano anche il logo del loro canale, Rec One. Se volete, andatelo a cercare. Rec One, perché praticamente fanno rec una volta, poi il video fa cagare. Non lo so, non ho ancora guardato. Nel senso che, siccome fanno sport estremi, Rec One, cioè il primo rec è buono, non è che posso rifarlo come questo, perché sennò devono. Chissà cosa ci sarà dentro. Ora, a questo punto, cosa succederà? Ci sarà un taglio e riparterà il video quello che abbiamo recuperato, perché adesso è andato perso. Godetevi il video, ragazzi. Iscrivetevi a Rec One. No, non lo so, ci han pagato. Hai già spoilerato. Ma sì, c'è un drago. Io voglio vedere questo. È un drago. Ma un dinosauro. Vabbè, un dinosauro. Poi penso che sia tipo un cappello, non so. Un Oscar palestrato, tra l'altro, con scritto The Show, ragazzi. Un ringraziamento a Rec One, ragazzi. Un canale, una passione, uno spam da circa almeno 25 euro. Sto spam qua è costato. Un talento. Prossimo. Io voglio capire una cosa, perché qui sotto c'è tipo una roba che giri, però non capisco cosa c'è. C'è dell'eroina dentro. Secondo me, vedi. Mi dice qualcosa dentro. Cazzo. Della sabbia, ragazzi, grazie mille. È sempre quello che ho voluto avere fin da piccolo. Della sabbia, Ale. Ma è eroina questa qua. Ma no, è sabbia. Ma ragazzi, ma chiamate l'eroina, ma io chiamo la finanza. Ma della sabbia di... come si chiama? Di... il sabbia d'oro. Ma è assurda sta cosa. Ma è, no, ma sta al peso. Sì. Ora apriamo invece una lettera da Francesca. Francesca da Pesinetto. Pes...
Pessinetto. Provincia di Torino. Torino, da cui ricordiamo viene Lorenzo Favigei, che ci ha copiato questo format in cui apri i pacchi, okay. Però vabbè, lo perdoniamo. Mi sa che ci sarà un ritratto. Eh sì, quella dimensione la lasciano presa a giro. Bella scrittura. Ok. Ciao ragazzi, ecco un piccolo pensiero per voi. Ormai i vostri video vengono visti a ripetizione. Ma non è solo una faccina. Ma io la leggo comunque. No, sorry. Spero che vi piaccia, un saluto The Show Is You, Francesca. Ciao Francesca. Salutatemi. Salutato. Ma c'è un ritratto, bello. Mi sono venuti particolarmente bene, per un motivo, perché le nostre facce sono inesistenti. Sono praticamente inesistenti. Ultimo pacco per oggi da Gabriella. Però poi ci sono altre lettere. Allora, delle lettere. Ma è lunghissima questa. È la Madonna, neanche nei temi scrivo così tanto. Però tra l'altro è in nero azzurro. La leggere, perché mi sa che è finito la penna. Perché vedi, c'è proprio qui una parte dove si vede che chiaramente finisce la penna. Però in grosso leggo che mette passione. E beh, oggi è Pasquetta, noi stiamo registrando Pasquetta. Non verrà raccolta neanche da tanti. Ma poi ci ha dato un sacco di cose che noi... Vedi? Anche Matteo, che sarà un suo amico, che si ispira alla mia... c'è scritto... Matteo ha trovato l'ispirazione per questa lettera pensando alla barba di Alessandro. Quindi Gabriella e Matteo. E poi zuccheri. Gabriella e Matteo, ma cosa ci mandate? Gli zuccheri. Allora, sapete che se dovete mandarci qualcosa, ci mandate della non so, proteina nobile, ovvero la bresaola. La persona non che sia varia durante il viaggio, arriva muffa. No, ragazzi, poi adesso siamo in periodo estivo, bisogna definire. Però io so cosa, li conserviamo per quest'inverno. Io le regalo a mia nonna, che mangia un sacco di caramelle. Un pacchetto glielo regalo, dai. Grazie, anche se non mangiamo caramelle. Grazie, è come aver regalato il prosciutto dei musulmani. Però insomma, voglio dire, cioè va bene anche così. Un saluto a tutti gli amici musulmani che ci seguono. Che non sul piede, perché comunque voglio dire. Questo pacchetto qui sono belli, perché il bello dei pacchetti, dei regali, cercare di capire cosa c'è. Purtroppo quando fai così li spacchi, se vedete. Quindi poi trovi due cose. Eviterà. Comunque, ringraziamo Arianna d'Ancona, che tra l'altro ha fatto anche una canzone Giovanotti. Ancona. È di Giovanotti? Ancona. Non lo sapevo che era di Giovanotti. Non è Ancona. Lo so, però. Un pacchetto nel pacchetto, Inception. Dice che è un pensiero per noi totalmente realizzato a mano. Dà anche una sua pagina Facebook che mettiamo in descrizione. Ormai questo è, diciamo, media shopping. Mettiamo in descrizione la pagina Facebook. Ma va. Che bomba. No, cazzo. Ragazzi, cioè. Spostati che sennò. Che bomba è, ragazzi. Rosicate, Voi ce l'avete. Ragazzi, praticamente Arianna ha una pagina che si chiama Riri Homemade Creation. Riri Homemade Creation, l'unica pagina che ti permette di creare delle citazioni in stoffa per la tua famiglia. Riri Homemade Creation. Solo tutorial su come scrivere The Show con le robe di stoffa. Sono così, ragazzi. No, mi sa che costruisce tutte queste cose. E tra l'altro ricordiamo che costava 100 euro, ma a partire da domani costerà 9,90 euro. Comunque in descrizione. Io, ragazzi, l'ho già posizionata per il prossimamente. Ultimissima lettera per oggi. Grazie mille a Bruna. Grazie mille a Bruna. È sempre nei nostri cuori da Aversa. Ci aveva già mandato una lettera precedentemente. Vediamo un po' oggi. Vediamo cosa ci offre. No. Cos'è? No! Poste italiane di merda, no! Si è spaccato! No, cazzo! No, cazzo! Se i miei occhi vedono giusto... Questa volta il postino non ci ha fregati! E siamo riusciti ad avere la canita di The Show intatta, ragazzi! Sì, Bruno ormai spende tutte le sue paghette in calamite, ma noi ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro quella rotta dal postino infame, questa è quella nuova e ora ne abbiamo due. Una rotta e una sana, ragazzi. Ma i regali non sono finiti. Adesso si sta impegnando per romperlo. No, volevo mettere sul piedistallo. C'è un libro, un'agenda vuota. Ciao The Show, spero vi piaccia, non avevo nessuna idea, XD Bruna. Verso ottobre. È vero, ci regala sempre un'agenda quando non sa che cazzo deve regalare. Ci scrive anche come stiamo. Siccome ho visto che l'ultima volta la calamita si era rotta, ho deciso di rinviarvele. Anzi, ve ne invio due. Ce n'era solo una. Hashtag postino ladro stavolta, ragazzi. Non è possibile, ma scusa. No, c'era un'altra cosa però qua dentro. Cosa? Ah,
Vi sfido a vedere il DVD che vi ho mandato e a non piangere. Poi capirete perché. Questa è una raccolta dei nostri video. Adesso lo guardiamo, dai. Vabbè ragazzi, allora questo DVD qua, ragazzi, è una cosa che ha guardato, cioè una roba pazzesca che nemmeno mia madre sarebbe riuscita a fare una roba del genere. Grazie a Bruno veramente. Cioè io non capisco se c'è della genialità in questo o del masochismo nei nostri compiti. Cioè non lo o so. O se ci sta prendendo in giro. Sì, non lo so. Però Bruna sei la numero uno. E tra l'altro ragazzi, per me è una cosa per il culo, ti dico. Voi ve lo facciamo vedere, però non in questo video, cliccando qua. Su questo DVD potete andare a vedere nel video non elencato in cui vedete il video più le nostre facce mentre lo guardiamo. Cliccate pure, a vostro rischio e pericolo, ragazzi, cliccate. Vi dico solo che storia della nostra vita sostanzialmente. Esatto. Per fortuna, dico per fortuna, anche questo video è finito, concluso, ma mandateci altri pacchi presso Showreel Milano 2158 Via Calabria 14 all'attenzione dei The Show, ma mettiamo comunque i dati sotto in descrizione. Altri pacchi, altre lettere, io voglio altri ritratti, ragazzi, perché mi piacciono i ritratti. Magari ritratti cubisti anche, eh? Dei ritratti particolari, non lo so. Ma io voglio un ritratto mio sul corpo di tipo un criceto. Cioè, capito? Quelle cose no. Psichedeliche. Sai qual è il mio sogno invece? Il mio ritratto sul corpo di Napoleone sul cavallo bianco così. Ah, va bene. Geniale. Però che invece che cavalcare un tirannosauro esatto. No. Perché c'è quell'immagine sì. Che gira. E comunque mandateci altri pacchi. Ragazzi, noi ringraziamo tutti quelli che le persone che ci hanno mandato, soprattutto Alessio di Cassini Pepe, che sta vendendo casa per mandarci i pacchi. Alessio, ce n'è già un altro, ragazzi, perché sono già arrivati, non li abbiamo aperti tutti. Alessio, per un po' calmati, non mandare i tuoi pacchi. Mi raccomando, no, mandali che sono i più belli tuoi. Vabbè. Comunque lasciateci 10.000 like per Alessio di Cassina De Pecchi e per questo format totalmente originale. E insomma, iscrivetevi a questo secondo canale che tra poco siamo a 100.000 e facciamo la sfida masochista. E chiudiamo con Alessio che è il bambino più felice della terra con la sua... Ma secondo me l'ho messa più giù, no? Stop, così non vedo un cazzo. Lo so, ma così è più bello. Dai, buono. E niente. Tanti baci.